Vi ringrazio innanzitutto di essere qui stamani mattina. Mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Francesco Mariani. Da anni mi occupo dello spazio espositivo Berti, ma non solo, ma mi occupo da tantissimi anni di portare sul territorio di Sesto Fiorentino la cosiddetta cultura che parecchi oggi la considerano poca cosa. Per me è importantissimo essere qui stamattina e per tutti noi, e spero anche per voi, perché inauguriamo una mostra dedicata a un grande scultore dell'Ottocento, Giovanni Dupré. Io sono onorato stamattina e commosso perché ho la famiglia accanto alla mia sinistra, che è come ti chiami? Elisabetta. Bene, grazie di essere qui, Elisabetta. Poi abbiamo la Maria Pia Mannini, che vi parlerà dell'autore, e abbiamo il comune che francamente, vieni qui un attimo, che è la Donatella Golini, che è in rappresentanza del comune. Allora, io vi parlerò solo in qualità di organizzatore, poi passerò la parola agli altri. In qualità di organizzatore tendo sempre a lasciare un segno, perché mi piace condividere con tutti voi le cose. Questo sono abituato a farli i volontari, quindi vorrei chiamare Dilio Maglie qui, vieni un attimo, perché con lui e con tanti altri si riesce a costruire un evento a costi zero. Quindi vorrei un applauso per i volontari, che sono una risorsa di territorio di Sesto Fiorentino, perché danno tanto anche su altri fronti. E credo che la mostra rispecchi pienamente un taglio importantissimo, perché raccoglie alcune opere, sia di cultura e di disegni, che vedrete. Ci sarà un video, ci sarà anche un buffet offerto dai Circolo Arci e della Soffitta di un operaio di Colnata, che sono stati i promotori insieme ai comune, che il comune è stato è quello che ha lanciato l'idea, e Francesco ha cominciato a percorrere la Maremma per raggiungere la mostra, che si è inaugurata qualche mese fa in Maremma, e siamo riusciti, tramite il comune di Sorana e il comune di Pitigliano, credo, a portarla sul territorio del Sesto Fiorentino insieme agli eredi. Buongiorno a tutti. Sicuramente è un'occasione importante questa, che lega e fa dialogare due grandi artisti italiani, per l'appunto due grandi artisti toscani, uno Dupré, l'altro Berti, due scultori che hanno segnato la storia dell'arte in Italia e che qui in questa mostra cominciano e approfondiscono anche il loro dialogo. Purtroppo siamo in ritardo di un anno rispetto alla ricorrenza dell'anniversario della nascita di Giovanni Dupré, anche se tutto sommato mi sembra meglio uscire dalle celebrazioni formali per ricordare ogni anno quello che è il nostro patrimonio di arte e di creatività. Giovanni Dupré è stato personaggio di grande spessore, di grande spicco, anche capace di interloquire con personaggi della storia, come Nicola I, zar di tutte le Russie, che commissionò, fu uno dei committenti di Dupré, e a cui Dupré
fece rimandare una visita. Lo zar voleva visitare il suo atelier e Giovanni Duprè gli disse: no, non c'è la luce giusta, torni domani. Quindi una capacità, una dignità d'artista, di uomo, non irrilevante. Io trovo questo dettaglio molto significativo della statura di un uomo. Mi unisco anch'io a ringraziare tutti gli intervenuti e in particolare l'amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, qui rappresentato dall'assessore Donatella Golini, l'associazione La Soffitta con il suo infaticabile Francesco Mariani e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato. Il progetto Filo della Memoria, omaggio a Giovanni Duprè, nasce nel 2017 in occasione del 200° della nascita del grande artista senese. Il comune di Sorano, provincia di Grosseto, che aveva organizzato già nel 1987 una mostra nella fortezza Orsini con alcune sculture e quadri con i ritratti del Duprè e dei suoi familiari, non gli stessi quadri, erano un po' diverse, si era dichiarato interessato e disponibile a voler rifare e riproporre un nuovo omaggio nei 200 anni. Mi piace ricordare la targa apposta al numero 10 a Siena, in via della via che porta il suo nome e che forse molti conoscono perché è l'ultima strada e l'ultimo accesso all'ingresso al Palio prima della corsa del Palio, quindi l'ultima, le persone arrivano da quella strada e poi viene chiusa e corsa, quindi è via Duprè quella. E al numero 10 c'è questa targa. Questa umile casa, ove nacque Giovanni Duprè, è onore dell'arte dell'Italia, realmente i figli del popolo a che riesca la potenza del genio e della volontà. E anche a Firenze c'è una targa che è molto importante, che è nel Palazzo Lottini, al numero 3 di via Isola delle Stinche, che è sopra la gelateria Vivoli, forse molti l'avranno vista o non l'avranno letta, però se ci passate leggetela. Fu qui umile stanza, ove oscuro intagliatore Giovanni Duprè, con l'indomita forza del volere, vincendo l'avversità dell'indigenza, sovvenuto di scarso implorato sussidio, poté compiere nella Creta il suo primo capolavoro, La Belle Morente, rivelandosi già degno di un nome che durerà quanto il mondo lontano. Prego. Faccio, buongiorno, dunque il riferimento a Antonio Berti è abbastanza naturale. Io mi sono trovata a studiare le biografie di questi due grandissimi artisti e ci sono dei punti di contatto, sono due epoche completamente diverse, quindi Duprè vive immerso nell'Ottocento, periodo più, forse il periodo d'oro della Firenze. Demidoff, cioè grandi famiglie di russi, di intellettuali, conosce tutto il mondo di quell'epoca. Erano due persone molto semplici e però tutte e due autodidatte, quindi si sono formate praticamente libere da tutte le convenzioni accademiche. Quindi vi invito a vedere la mostra perché ci sono delle sorprese, anche perché appunto Antonio Berti resta, come dire, il nome tutelare del luogo ed è interessante questo rapporto a distanza di questi due grandi personaggi perché avevano una qualità
proprio del lavoro di grandissimo livello, infatti medagliista l'uno, medagliista l'altro, usavano il marmo, la terracotta, tutti i generi della scultura, e poi ci sono strumenti del mestiere che rimandano proprio al moderno scultore e lo studio Antonio Verdi, quindi penso che sia una mostra interessante anche per le scuole. Grazie, sarà compito sia degli organizzatori del Comune di diffondere infatti nelle scuole per i ragazzi, soprattutto per farlo conoscere. Passiamo al taglio del nastro, io credo, perché a questo punto tagliamo. Andiamo. Grazie.